Ritrovate una nuova puntata di Quattro Chiacchiere continua il nostro percorso attraverso i mandati dei sindaci uscenti dei comuni che andranno ad elezioni prossimamente. Oggi ripercorriamo un po' quello che è stato fatto a Rivara con il sindaco Gianluca Quarelli. Benvenuto. Grazie. Un mandato, anzi, due mandati, Due mandati. giovanissimo eppure due mandati come sindaco. Com'è stato? Beh, ero giovanissimo, adesso un po' meno, ho iniziato a 28 anni, adesso siamo a 38, quindi sono cresciuto assieme al mio comune, diciamola così. È stata un'esperienza interessante, molto intensa, devo dire, che personalmente mi ha arricchito molto dal punto di vista personale. Perché credo che comunque 10 anni di attività nella macchina pubblica e comunque a stretto contatto con le energie di una comunità locale siano in grado di arricchire e formare chiunque, quindi è un'esperienza assolutamente da consigliare a tutti. E probabilmente un giro almeno nella macchina pubblica potrebbe essere utile a tanti per capire cosa davvero significa poi cercare di portare avanti progetti e iniziative nella nostra realtà quotidiana. Sì, perché si vivono cose che da semplice cittadino non si capiscono fino in fondo, perché Beh, il cittadino ha non ci una vediamo. sua, giustamente una sua prospettiva, però chiaramente la stessa realtà può essere vista in molti modi diversi e avere la possibilità di vedere anche gli aspetti che normalmente, diciamo, restano un po' più celati può essere utile, quantomeno per farsi un'idea di quello che poi vuol dire effettivamente impegnarsi per realizzare un qualcosa. Rivara è un bel paese con tanti fiori all'occhiello, Villoliani, il castello, il teatro, ed è viva come cultura. Progetti? Sì, è un paese comunque che ha una sua storia ricca, soprattutto nel mondo dell'arte, conosciuta, e conseguentemente questi aspetti sono stati sfidanti, perché comunque uno dei nostri obiettivi fin dall'inizio è stato quello di cercare di far rinascere dal punto di vista culturale il paese. Non che prima fosse all'abbandono, intendiamoci, però c'erano molte cose da fare, molte iniziative da portare avanti. In particolare sono molto contento del fatto che proprio in questi giorni stiamo finalizzando un progetto che va avanti da ormai da 5 anni e che porterà finalmente, meglio riporterà a Rivara le opere della scuola di Rivara. Siamo nell'Ottocento, siamo nella corrente impressionistica. Piemontese, ma anche nazionale, la scuola di Rivara è stata il trait d'union tra l'impressionismo francese e l'impressionismo italiano. E il fatto di riuscire a riportare a Torino queste opere, pardon, a Rivara queste opere da Torino è per me molto importante. E devo ringraziare sinceramente della fattiva collaborazione la Galleria d'Arte Moderna di Torino e la Fondazione Torino Musei. Senza di loro questo non sarebbe stato possibile e naturalmente anche la Compagnia di San Paolo che ci ha dato una grossa mano. Quindi prossimamente riusciremo finalmente ad aprire una Pinacoteca Rivara con un'esposizione permanente di opere di primissimo piano. Dove verrà aperta? In Villogliani, al pian terreno, fra poco inizieranno i lavori di adeguamento dei locali. Per riuscire a portare avanti questa iniziativa abbiamo dovuto ovviamente spostare un po' gli uffici, liberare spazi e contestualmente anche restaurare quella che era la palazzina della villa, dove troveranno spazio invece i nuovi uffici del gruppo di azione locale del Galvalì del Canavese. Anche lì un altro fiore all'occhiello, se vogliamo dirlo, perché comunque il Gal, me lo ricordo, nel 2010 non era, diciamo, conosciuto da tutti, era una realtà ancora marginale e in questi anni siamo riusciti, soprattutto grazie all'aiuto della componente tecnica, ma anche un po' di tutte le amministrazioni comunali del territorio a farlo rinascere. Oggi è una realtà di primissimo livello, anzi possiamo dirlo senza timore di essere smentiti, tra i primi galli di tutto il Piemonte, sia per qualità che per volume di investimenti sul territorio, tant'è vero che negli ultimi bandi abbiamo fatto tutto esaurito, con investimenti milionari sul territorio del Canavese e soprattutto con il primo progetto di collaborazione e cooperazione transfrontaliera tra Canavese e Alta Savoia. E quindi di sostegno a tutte le realtà. Sostegno a realtà economiche del territorio. Parliamo di una media di 12.000 euro di investimento per creare un posto di lavoro, che è una media,
stratosferica se pensiamo che la regione Piemonte deve investire 10 volte tanto. Quindi vuol dire che il piccolo a volte è bello, perché riesce ad essere più calato sul territorio e riesce a dare risposte a quelle che sono le esigenze delle nostre popolazioni. Tanto più che portare risorse in un momento come questo è importante. Importante per dare un sostegno all'imprenditoria locale, è importante anche per aiutare a diversificare le operazioni di investimento. Qual è la situazione di Rivara attualmente dal punto di vista economico, commerciale, quindi del tessuto Ma imprenditoriale? allora, il tessuto imprenditoriale è vivo, nel senso che, come si sa, la nostra è la terra dell'acciaio, noi stampiamo acciaio dalla mattina alla sera, per così dire. Oggi il comparto è in un'ottima condizione, devo dire che negli ultimi 2 anni anche i volumi d'affari, i volumi di investimento sono aumentati considerevolmente, sono tornati quasi ai livelli pre-crisi. Quindi in questo momento si lavora bene, devo dire che ci sono aziende molto serie che sono legate al territorio e che non hanno voluto portare le loro realtà produttive dove magari sarebbe stato anche più conveniente, proprio per questo legame che hanno col territorio, hanno deciso di rimanere qui e di investire qui. E noi ovviamente abbiamo cercato di aiutarli e venire incontro alle loro esigenze, anche perché oggi la realtà del nostro territorio impone una particolare attenzione verso le politiche del lavoro. Io credo che sia dovere di qualsiasi amministrazione pubblica cercare di favorire la nascita di nuovi posti di lavoro o quantomeno il mantenimento di quelli che ci sono. Continuando sul piano della cultura, abbiamo parlato della Pinacoteca, Il il teatro, teatro è molto vivo, l'altro fiore all'occhiello di Rivara, proprio adesso. Stiamo ultimando le operazioni di progettazione per fare un importante intervento sul teatro che costerà 240 mila euro, di cui circa 160 sono fondi europei. Dopo 15 anni di onorata attività, il nostro teatro farà una piccola pausa per permettere appunto questo rinnovamento di tutta la struttura, che diventerà una struttura praticamente di energia quasi zero. Quindi ci saranno nuovi impianti, un importante intervento di coibentazione, che tra l'altro è anche tecnicamente molto interessante, perché comunque la struttura è storica, è molto piccola, una piccola bomboniera da meno di 100 posti, quindi si sono dovuti adottare delle soluzioni tecniche innovative per permettere di raggiungere dei risultati importanti. Ci auguriamo che questo sforzo venga ripagato. Oggi il nostro teatro è una realtà culturale importante sul territorio, è una realtà che fa quasi ogni settimana tutto esaurito. E potete immaginare quale sia lo sforzo nostro, ma naturalmente dei gestori e di tutta la filodrammatica per tenere viva una rassegna teatrale che dura una stagione intera in una piccola realtà come Rivara. Però con grande fatica e grande sforzo ci si riesce e speriamo che questo investimento possa essere di buon auspicio e migliorare ancora la fruibilità della struttura. Quindi un adeguamento alla struttura dal punto di vista energetico. Energetico ma anche funzionale, perché comunque dopo tanti anni le esigenze degli spettatori sono anche un po' cambiate. Il nuovo teatro sarà più comodo, più prestazionale, non solo da un punto di vista dei consumi energetici, ma anche dell'esperienza di chi ne usufruirà. Altri investimenti che state attuando nel, dal punto di vista sportivo, quindi degli impianti sportivi, di Sì, adeguamento degli impianti questo è un altro sportivi. filone su cui stiamo lavorando molto. Proprio in questi giorni sono in atto parecchi interventi, proprio perché c'è un interesse da parte nostra a cercare di svecchiare quelle che sono le strutture presenti in paese e dare un po' più di alternative ai nostri giovani. Rivara, devo dire che ha una buona dotazione di impianti sportivi perché abbiamo un palazzetto dello sport, un bocciodromo che è molto molto utilizzato, 2 campi da calcio, quindi non siamo partiti naturalmente da zero. Oggi uno dei 2 campi verrà convertito al rugby in maniera permanente. Sappiamo che il rugby è uno sport in ascesa, ma che comunque
ha fame di strutture permanenti perché ce ne sono pochissime sul nostro territorio. Speriamo che questo possa comunque dare la possibilità di ampliare il ventaglio degli sport che si possono praticare qui da noi. E poi c'è un generale intervento di miglioramento e adeguamento di tutti gli impianti. Oggi stiamo investendo circa 400.000 euro su questi interventi. Tra pochi giorni sarà ultimata il rinnovamento di un campo da calcetto, ma poi ci sono interventi anche sul palazzetto, sul bocciodromo per riqualificazioni energetiche e rinnovamento di impianti. Inoltre, un'altra cosa che secondo me è molto interessante, stiamo realizzando una nuova pista per le biciclette, una pista, una pump track, quindi una pista acrobatica. Anche questa è una struttura che sul territorio non ce n'è nessuna in tutta la provincia. Ci sono delle squadre che purtroppo devono spostarsi addirittura fino in provincia di Milano per poter allenare i giovani. E speriamo che anche questo possa essere un utile strumento per avvicinare i ragazzi allo sport, ma anche per avvicinare quello che è tutta l'attività sportiva alle nostre piccole realtà locali. Perché poi sappiamo benissimo che lo sport ha una valenza sociale, ma anche una valenza economica. Certo, e poi sono diverse le associazioni sportive che confluiscono anche da altre parti del territorio a Sì, Rivara. assolutamente. Il nostro palazzetto, ad esempio, è in gestione al Rivarolo Volley, che è una realtà molto importante per tutto il canavese, perché ha 150 tesserati circa, Certo. è una realtà di tutto rispetto. Abbiamo un bocciodromo molto, molto seguito, forse il primo o secondo in tutto il canavese come affluenza di persone. Abbiamo ospitato la Serie A italiana di bocce per diverse stagioni. Diciamo che il panorama sportivo è importante, ci sono anche alcune realtà locali importanti, c'è la squadra, il Dojo Shinjitai di karate, miete vari successi anche a livello europeo, quindi soprattutto a livello giovanile, quindi le Certo. realtà sportive ci sono, vanno coltivate e aiutate per quanto possibile. E le opere pubbliche sono sempre importanti e fondamentali in un paese, come importante e fondamentale il piano regolatore. Sì. Il piano regolatore è un altro tasto molto importante della nostra attività amministrativa di questi 10 anni. Vorrei poter dire che, come in altri casi, è stato un esempio virtuoso, però in questo caso è stato invece l'esempio di quello che non dovrebbe succedere nell'amministrazione pubblica. Noi abbiamo iniziato 10 anni fa un rinnovamento urbanistico del paese, che aveva un piano regolatore ormai vecchio di 10 anni. E veniamo ad approvarlo solo oggi, dopo praticamente altri 10 anni, perché si sono verificate tutta una serie di eventi che uno non vorrebbe mai vedere quando parla di amministrazione pubblica. Però sono successi, perché noi questo piano dovevamo già approvarlo 5 anni fa. Nel frattempo è intervenuta una normativa regionale, la nuova legge urbanistica, che ha azzerato tutto. Quindi raddoppiando i costi per gli enti locali e costringendo non solo Rivara, ma molti comuni a dover ripartire tutto l'iter da zero. Ora vi lascio immaginare cosa significa per un piccolo paese portare avanti una variante generale al piano regolatore, doverla azzerare e ripartire da zero. Ma soprattutto cosa significa per le nostre aziende avere dei Certo. piani di investimento, pensare di realizzare delle strutture per creare posti di lavoro e dover aspettare 10 anni per farlo. Ora, questo da noi non è successo perché nel frattempo, tra un iter e l'altro, siamo riusciti a inserire delle varianti parziali che hanno cercato Certo. di supplire alle necessità più impellenti. Però capite bene che non è questo modo che si dà risposta alle esigenze del tessuto produttivo. Poi ci lamentiamo se le ditte vanno a investire altrove, però dobbiamo farci delle domande. Se le ditte vanno a investire altrove non è che lo fanno perché vogliono abbandonare questo territorio, ma perché evidentemente ci sono costrette. Questo secondo me è una grave carenza di attenzione da parte di un ente come la Regione Piemonte, che invece in passato si era dimostrata molto attenta e molto vicina alle esigenze del tessuto produttivo. Oggi questo non è più così. Ma come anche in altre occasioni, io sono stato uno degli oppositori più feroci della legge regionale sul ciclo integrato dei rifiuti, perché è sbagliata, perché impone la creazione di un unico consorzio provinciale che finirà per penalizzare le nostre realtà locali, che Certo. invece, al di là della vicenda ASA che tutti conosciamo, oggi mantengono dei livelli di servizio moderatamente elevati con costi molto contenuti. Questo non è così. Purtroppo
per tutto il resto del territorio provinciale. Ci sono realtà, soprattutto nella cintura di Torino, che fanno numeri molto più importanti dei nostri, ma che non hanno il nostro livello di servizio, soprattutto hanno costi molto più elevati. Il rischio, ahimè, molto molto concreto, è che anche i nostri cittadini andranno poi a vedere un peggioramento del servizio e un aumento dei costi, se si andrà in quella direzione. Confido che la nuova giunta regionale possa prendere dei provvedimenti e emendare la legge regionale 1, perché è veramente penalizzante per la realtà locale, ma soprattutto è sbagliata concettualmente. Non per forza grande bello e piccolo brutto, anzi a volte piccolo è più efficiente, certo, e riesce a dare risultati migliori. Non si può generalizzare quando si parla di servizi essenziali. Sì, il rischio è quello che i comuni del Canavese vengano trattati come le città della prima cintura. I comuni del Canavese, i comuni del Ciriacese, i comuni delle Valli di Lanzi, i comuni della, certo, Valle di Susa, i comuni del Pinerolese e via dicendo, perché tutta quella che è la corona esterna della provincia di Torino è accomunata nei fatti da servizi simili e livelli di costo, ripeto, adeguati alla tipologia di servizi. Questo non accade ovunque, ripeto, senza puntare il dito. Però noi siamo molto molto preoccupati, io e molti miei colleghi, che si voglia finire per spalmare i costi più elevati di altri anche sul nostro territorio. Questo non deve accadere. Certo, un rischio alto. I punti salienti di questo nuovo piano regolatore, quali sono le trasformazioni, quelle, certo, più rilevanti? Ma allora, una cosa di, secondo me, un aspetto qualificante di questo piano è prima di tutto che prevede tutta una serie di incentivi per l'edificazione efficiente in termini energetici, in termini ambientali, che vanno a sommarsi a quelli che sono invece gli incentivi che già vengono dati dallo Stato. Inoltre, cosa molto importante, va a sanare una grossa ferita aperta sul nostro territorio, che è quella del recupero delle aree industriali dismesse. Dicevo, arrivare a un tessuto produttivo molto vivace, però anche in questo caso ci sono un paio di realtà dismesse ormai da molto tempo, non sto parlando dell'ultima crisi economica, ma da tempi, ahimè, assai più remoti, che ancora esistono sul nostro territorio e di cui oggi noi prevediamo la riconversione attraverso dei piani di recupero a realtà commerciali e residenziali. E devo dire che c'è stata la cosa che secondo me è importante, che non sono iniziative che noi abbiamo portato avanti unilateralmente, ma sono sempre state condotte assieme ai proprietari delle aree. Quindi io confido che nel brevissimo periodo ci saranno già interventi molto importanti. Alcuni in realtà sono già anche iniziati, ovviamente con i limiti concessi dalla normativa che era attualmente vigente, sono già iniziati, quindi sono molto confidente nel fatto che nell'immediato futuro degli interventi importanti potranno un po' andare ulteriormente a cambiare in meglio il volto del paese e a creare nuove opportunità, perché comunque l'urbanistica deve essere un volano per la riqualificazione di un territorio dal punto di vista sociale, ma anche dal punto di vista economico. E io credo che uno degli aspetti qualificanti della nostra esperienza di amministrazione pubblica sia sempre stata anche l'attenzione verso il tessuto produttivo, il tessuto economico, perché oggi l'esigenza, ripeto, del fare amministrazione pubblica deve essere orientata al lavoro. I nostri giovani devono avere una prospettiva per poter restare sul nostro territorio, nei nostri paesi, altrimenti andremo incontro alla spopolazione e alla desertificazione commerciale e produttiva, cosa che purtroppo in alcune realtà è già accaduto o è comunque in fase avanzata. E poi ovviamente non è il caso di dirlo, ma tutto questo deve essere sempre condotto con un occhio anche agli aspetti economici di bilancio. E questo è un altro aspetto di cui sono molto contento, perché 10 anni fa, quando sono entrato in amministrazione pubblica, la situazione economica del comune di Vara era tutt'altro che fiorente. Noi pareggiavamo il bilancio comunale a 3 milioni e avevamo una passività di 3 milioni e 600 mila euro, che se vogliamo è molto simile alla situazione economica italiana attuale, però posso dire che oggi, dopo 10 anni, quel debito è stato ridotto del 60%. Vuol dire che se 10 anni fa ogni rivarese aveva un debito
così, per modo di dire, di, un milione, di 1.300 euro, oggi quel debito è sceso a 500. Non si è azzerato, ma diciamo che siamo in un trend positivo e dovrebbe ulteriormente ridursi anche nei prossimi anni. Le casse del comune oggi sono in ottimo stato, i conti sono in ordine. E questo soprattutto non è stato fatto a discapito degli investimenti, perché in questi anni comunque, sia nel primo mandato che nel secondo mandato, abbiamo condotto a termine investimenti per cifre intorno ai 4 milioni di euro, spesso utilizzando finanziamenti da parte di enti superiori, in parte fondi europei, in parte fondi regionali, qualcosa ancora dalla provincia quando ancora c'era, qualche fondo dallo Stato centrale e altri appunto da realtà locali come il Garda del Canavese. Oggi purtroppo diventa, secondo me, difficile cercare di impostare politiche di lungo termine. Perché? Perché siamo sempre in condizioni precarie come enti locali, in balia un po' di quadri normativi che cambiano, un po' ballerini. Iniziative temporanee di governi che cambiano velocemente, a un certo punto si vuole investire sull'edilizia scolastica, poi si cambia idea, si investe sullo sport, poi si cambia idea, si investe sulla viabilità e questo mette spesso le nostre realtà in difficoltà. Però lavorando con dedizione e con attenzione si riescono a portare a casa ancora oggi dei buoni risultati, secondo me. È chiaro che forse non è più semplice come poteva essere 15-20 anni fa, però col lavoro diciamo che i problemi si possono ancora risolvere. È cambiato molto il modo di amministrare da quando ha iniziato ad adesso. Eh sì, io dico sempre che sono convinto di non essere entrato in amministrazione nel periodo più semplice, perché comunque già nel 2009 i chiari di luna non erano proprio dei migliori, ma dal 2009 ad oggi sono cambiate tante cose, non in meglio, devo dire, non in No, meglio, certo. perché comunque le difficoltà soprattutto per gli enti locali sono aumentate costantemente, mentre altri enti sono stati un po' risparmiati dai tagli, i comuni sono stati il principale finanziatore delle politiche degli ultimi governi. E quindi si è andati avanti da un taglio all'altro. Il problema è che a forza di tagliare, si va a finire con l'intaccare quelli che sono poi anche i servizi essenziali che si erogano ai cittadini. E questa è una china molto brutta, perché poi i cittadini sono anche l'utente finale e i sindaci sono quelli che poi devono dare anche delle risposte. Però ripeto, con lavoro e con la dedizione si riescono a ottenere lo stesso risultato anche oggi. È chiaro che è più difficile, è più complicato. Sarebbe secondo me opportuno un riequilibrio quantomeno rispetto ad altri enti che invece oggi forse possono permettersi ancora di spendere più del dovuto, più del lecito. Poi un altro importante problema è quello del personale, perché oggi molti enti sono in condizioni di non poter più erogare servizi perché non hanno più personale. Noi fortunatamente negli anni siamo riusciti, anche qui con grosse difficoltà, a mantenerlo il personale. E poi abbiamo dovuto fare ricorso a tutta una serie di strumenti, come ad esempio la creazione di un'unione di comuni per cercare comunque di Sopperire. ridurre i tagli e sopperire anche quelle che possono essere mancanze o esigenze temporanee. Ripeto, per ottenere magari lo stesso risultato oggi bisogna lavorare molto di più che non nel 2009 o addirittura anche prima. Rivara è sempre stata molto viva anche dal punto di vista dell'associazionismo e degli eventi organizzati, delle manifestazioni organizzate in sinergia tra il comune e le associazioni. Per fare un esempio, l'albero più alto d'Europa a Natale che è passato praticamente su tutti i media. Sì, l'associazionismo è una parte importante della nostra realtà locale. Arrivare ci sono tante associazioni, sono tutte chi più chi meno molto vive e partecipate. Soprattutto la cosa importante è che in molte c'è una spiccata presenza anche giovanile, che sta a indicare comunque che c'è un tessuto sociale molto, molto vivo, molto coeso.
E noi abbiamo sempre lavorato molto bene con l'associazione, stiamo continuando a farlo peraltro. L'evento citato, quello dell'albero, è stata una bella iniziativa che continua ormai già da un po' di anni. All'inizio è stato ovviamente un evento più mediatico, forse per via della novità, per via del fatto che abbiamo avuto una madrina d'eccezione, che era Cristina Chiabotto, che ha collaborato con noi per un paio di edizioni, ed è stata un bel volano. Però oltre a quello ci sono stati parecchi eventi organizzati, e devo dire che la risposta è sempre stata molto positiva. Gli eventi è chiaro che sono delle occasioni per la nostra comunità di mettersi un po' in mostra, una vetrina. La difficoltà che oggi a cui si va incontro è quella di riuscire a dare continuità poi, certo, a questo tipo di iniziative. Però devo dire che noi abbiamo sempre trovato dei collaboratori o comunque dei riferimenti molto seri, uh-huh, che ci hanno accompagnato, ci hanno permesso di portare a casa dei risultati. Uno era appunto l'albero, ma ad esempio anche con il FAI abbiamo lavorato molto, uh-huh, bene, sì, con il Fondo per l'Ambiente, uh-huh, Italiano, abbiamo lavorato anche nell'ambito dello sport, organizzando delle attività soprattutto nel campo del ciclismo. Ricordo il Giro della Valle d'Aosta, ma ancora adesso, ormai quest'anno tra l'altro ci sarà un ulteriore passaggio del Giro d'Italia, quindi devo dire che abbiamo sempre trovato dei riferimenti molto seri con cui si poteva lavorare bene, e poi devo dire che la popolazione ha sempre risposto in maniera positiva. E anche nell'organizzare manifestazioni adesso diventa sempre più difficile, un po' come con l'amministrare, perché per la sicurezza e le associazioni. Per forza. La circolare Gabrielli ha dato un bel colpo a tutte le iniziative locali, questo è vero. Però anche qui bisogna lavorare di più, bisogna inventarsi qualcosa di nuovo, ma io sono sempre convinto che lavorando poi i risultati si riescono sempre a portare a casa anche in questo campo. Senza dubbio. Quindi terzo mandato? Beh, non è un segreto che non mi ripresenterò per un terzo mandato. Uh-huh. Ho detto da subito che sarei stato disponibile a fare il secondo, perché avevo comunque intenzione di portare a termine diversi progetti che avevo iniziato. Uh-huh. E poi sono convinto comunque che sia importante dare una continuità. Quindi 10 anni di amministrazione pubblica sono, secondo me, sfidanti, perché comunque si tratta di un periodo di tempo abbastanza lungo da non poter accampare scuse. In 10 anni c'è modo di cambiare qualcosa, certo, di lasciare un segno, però sono anche convinto che serva del rinnovamento. Adesso io non mi reputo anziano, perché anagraficamente non lo sono, però va anche detto chiaramente, dopo 10 anni che si fa una cosa gli stimoli cambiano, sono diversi, e probabilmente è anche importante che ci sia un certo ricambio per dare modo ad altri di portare qualcosa di nuovo. Ma io la penso così, io spero di aver portato qualcosa di nuovo nel mio paese nei miei 10 anni di amministrazione. Mi auguro che adesso possa farlo qualcun altro, che possa fare, spero, meglio di quello che ho fatto io. Poi questo non vuol dire che io rinuncerò ad occuparmi del mio paese, del mio territorio, perché poi la mia attività è stata a Rivara, ma certo, ho sempre cercato di lavorare non solo per il mio paese, ma per tutto il territorio, perché sono convinto comunque che oggi parlare di campanili sia anacronistico. Era già anacronistico nel 2009, figuriamoci nel 2019. Il Canavese ha tanti problemi, ma anche tante risorse. E io sono sempre per cercare di mettere a fattor comune le risorse, perché soprattutto in un momento difficile come questo, ma come quello che poi abbiamo vissuto tutti questi anni, perché abbiamo vissuto quella che è stata la peggiore crisi economica dal dopoguerra ad oggi, se non si fosse cercato di fare fronte comune e portare a casa qualche risultato tutti assieme, forse sarebbe andata anche peggio per le nostre amministrazioni locali. Invece devo dire che, soprattutto da parte dei colleghi sindaci, ma un po' di tutte le forze vive del nostro territorio, ho sempre trovato una grossa disponibilità a cercare di andare avanti assieme per portare a casa qualche risultato per la nostra terra. Poi il Canavese, devo dire che al di là di tutti quelli che possono essere i difetti della nostra terra, della nostra gente, ha una dote particolare che
ha questa forte identità territoriale, perché poi se ci pensiamo il Canavese non è mai stato caratterizzato da un'entità territoriale unica, però sono tantissimi i paesi, le popolazioni che si identificano come canavesani, che è una cosa anche particolare, quindi vuol dire che c'è coesione e si riconosce il fatto di avere comunque un qualcosa in comune. E questo secondo me è importante, soprattutto in un momento in cui c'è anche forse un po' di crisi di identità. Riconoscere una radice comune e il fatto di avere magari gli stessi problemi, le stesse aspirazioni, può essere anche una fonte per trovare la forza per risollevare un po' le sorti del nostro territorio. Quindi, ovviamente il mio mandato amministrativo in comune si conclude, ma spero di poter dare ancora una mano alla mia popolazione e al mio territorio, perché ci credo. Grazie, grazie al sindaco Gianluca Quarelli per questa bella chiacchierata, grazie per averci seguito e continuate a farlo su BTV News. A presto.